Progesterone in gravidanza. Cos'è? A cosa serve? E può servire una supplementazione in gravidanza? Bene, queste sono le domande che andremo a fare alla nostra super ostetrica, ma prima di iniziare lasciate che ci presentiamo brevemente. Io mi chiamo Matteo Silva e sono un osteopata neonatale e pediatrico. Io sono Maria Chiara, mamma di due bimbi di un terzo in arrivo ed ostetrica, accompagno le donne lungo tutto il percorso nascita. Ed è anche autrice di alcuni fantastici videocorsi come il videocorso preparto multidisciplinare, il videocorso allattamento, il videocorso sul perineo in gravidanza e postparto e tantissimo altro che trovate nei nostri siti web mattosilvaosteopata.com e dottorsilva.com insieme ad altre decine di videocorsi per favorire il migliore sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino ai primi anni di vita. Ora entriamo nel vivo dell'azione. Quindi Mary, progesterone in gravidanza. Sin dall'inizio della gravidanza, la grandissima rivoluzione di tutto l'ambiente ormonale neuroendocrino che viviamo vede nel primo trimestre l'aumento vorticoso di questo famoso progesterone. Perché il progesterone aumenta così tanto all'inizio della gravidanza ed è importante che avvenga ciò almeno nel primo trimestre? Il progesterone viene definito l'ormone dell'acquiescenza, cioè mantiene lo status quo, permette al nostro corpo in tutti i suoi comparti di funzionare un po' più a rilento, di rilassarsi, di distendersi. Questo perché permette al nostro corpo di accogliere una nuova vita, questo nuovo piccolino, tutto un sistema immunitario assolutamente sconosciuto a noi e quindi di non rigettarlo. Il progesterone protegge un buon arrivo e insediamento della gravidanza, quindi è importante che rimanga alto. Può portare con sé una serie di piccoli grandi disturbi, un po' di nausea, un po' di bruciore gastrico, abbassamento della pressione, rallentamento dell'intestino, grande stanchezza, calo di energie. È il progesterone, eh? Abbiate fede che poi tutti questi sintomi un pochino migliorano perché il progesterone non tanto cala ma aumenteranno gli estrogeni e quindi lo controbilanceranno. In alcune situazioni però è necessario supplementare, cioè prendere del progesterone sintetico che ci aiuti, perché quando noi abbiamo delle situazioni particolari come casi di piccoli distacchi di placenta, cioè non si è ancora perfettamente annidata, oppure perdite di sangue, il professionista che vi segue vi potrebbe consigliare o raccomandare di prendere del progesterone come supplemento. Questo ovviamente per proteggere il buon prosieguo della gravidanza. Ma poi il progesterone andrà tolto perché ovviamente oltre a quello che noi produciamo a livello endogeno, quindi nostro, personale, anche quello sintetico aumenteranno ancora di più tutti quei fenomeni che ci siamo detti poco fa. Quindi lo prenderemo per i primi mesi di gravidanza e poi anche il progesterone sintetico comunque andrà tolto. Fantastico Mary, super chiara ed esaustiva, grazie veramente mille. È stato un piacere creare questi contenuti informativi per voi, vi chiediamo di lasciare un like a questo video, di venirci a trovare sui nostri siti web con tutti i videocorsi per favorire il migliore sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino ai primi anni di vita e ci vediamo nel prossimo. Ciao!